Quindi, intanto che mi addorme, vediamo qua. Lei ha bisogno di farsi una doccia e poi vieni qua e fai un pisolino. Oppure chiedi di metterti a letto da Emma. Mark sta dormendo e anche Jessica ha fame, quindi Jessica prendi questo, uova e toast, mangia uova e toast. Sta arrivando un messaggio a Emma. Stasera al bar ci sarà la notte degli uomini, usciamo a divertirci. Accetta selezione sim con cui viaggiare. Vediamo se possiamo. Ah, sì, possiamo andare con. Esatto, possiamo portare. Oh, ok, ho capito. Possiamo portare i nostri animali con noi soltanto però se sono degli adulti e non dei cuccioli. Quindi in questo caso Mia non si può portare perché è ancora una cucciolotta, quindi non può andare a passeggio. Direi di andare a questo punto con Tommy, magari. No, dai, quasi quasi vai da sola. Ed eccoci arrivati in questo locale. Oh, finalmente, la notte degli uomini. Sim di sesso maschile possono accomodarsi al bar per ordinare bevande scontate. Ok, e allora perché hai invitato Emma? Scusami. Vabbè, grazie mille. Facciamo discuti di giochi più recenti e poi facciamo abbraccio affettuosamente. Chiedi della sua giornata e altre scelte. Romantico, esprimi affetto. Zuwantanova, Chiama da Sonara te. DeRoy. Ah, ok, eccola qua, è arrivata Mia. È arrivata, prendi in braccio, vediamo se può prenderla in braccio adesso. Simba, Winu. Lefetau. Paciut. Buca noi. Pampina Umfra. Nibahana. Non perdiamo la cagnolina, mi Saga. raccomando. Annoiata, discussione noiosa. Bene. Rallegra. E poi facciamo lamentati dei giovani locali. No, condividi un segreto. Cosa c'è? Offre amicizia, calma mia, che problema c'è? E poi facciamo calma mia. Ah, ok, finalmente l'ha presa in braccio, ecco, meno male. Cos'ha? È un po' preoccupata? Altre scelte, amichevole. Calma mia, è un po' agitata. Guardate come gioca, si morde anche la coda. Sono curiosa di vedere quando poi diventa grande, sarà veramente grandissima. Animale di Simstagram, vediamo. Diamogli un bacio, poi andiamo. Altre scelte, romantico, bacia. Vediamo se possiamo fare qualche presentazione garbata. E poi. Prendi in braccio. Ok, l'ha presa in braccio. Che altro possiamo fare? Metti giù Mia oppure altre scelte. Amichevole, accarezza, sostieni e lasciati intenerire. Altre scelte, amichevole, abbraccia. Guardate, gli dai bacini. Brava, mettila giù e possiamo mandarla a casa. Chiedi di andare a fare i suoi bisogni, impara a conoscere altre scelte, protezione animali. Chiedi di andare a fare i suoi bisogni, fai un bagno, è richiesta una vasca da bagno, ok? Prendi in braccio, manda a casa. Ah, quindi va a casa da sola. Di nuovo che sta giocando con la sua coda da sola. Niente, direi Emma, anche tu vai a casa. Interrompiamo qua, sì. È felice per l'arrivo di un nuovo cucciolo, sensazioni pelose. Abbracciare animali è piuttosto terapeutico, forse per via dei visi pieni di peli. Ma non è andato a casa lui, altre scelte, protezione animali, manda a casa. Dove stai andando, Mia? Vieni a casa. Abbiamo Emma che sta andando a casa, ma Mia, adesso dov'è finita? È qui al bar da sola. Guardate cosa sta facendo Mia, sta facendo i pasticci e Jessica è venuta qua, quindi direi fai una ramanzina sui giochi nei rifiuti. E poi
altre scelte, protezione animali, manda a casa. Mi ha imparato a non giocare nei rifiuti. Ottimo. Ecco, ok, la, Jessica l'ha ascoltata, infatti sta andando a casa. Ecco, è caduta però. Bravissima, stai andando a casa, sono le 3 di notte, tardissimo. Anche tu Jessica vai a casa. Ed eccoci qua. Direi assolutamente di andare tutti a dormire, quindi chiedi di sdraiarsi a Mia e poi dormi. Mark, anche tu vieni qua e dormi. Dormi. Emma, dormi. Sofia, dormi. E anche tu, Tommy, hai bisogno di mangiare. Infatti si sta cucinando qualcosa alle 3 di notte, ma non puoi prendere ad esempio questo? Mangia uova e toast. Ha sete forse? Mia deve andare in bagno. Clicca su di lei per dirle di fare i suoi bisogni e portala a fare una passeggiata. Continua così e imparerà a farlo in modo autonomo. Ok, quindi altre scelte, protezione animali, chiedi di andare a fare i suoi bisogni. Vediamo, bene, sta facendo i suoi bisogni. Ottimo, e detto questo direi di farla addormentare nella sua cesta. Chiedi di sdraiarsi a Mia. Ok, è andata a dormire, perfetto. Sono le 10 di lunedì mattina e ho fatto prendere un giorno di ferie a Jessica, che così vado con lei e Mia nel nuovo quartiere. Voglio vedere insomma questo nuovo quartiere com'è. Emma invece è a casa perché lei non va più a scuola, essendo diventata una giovane adulta deve trovare una carriera e pensavo di fare per lei veterinaria. Mi sembra un'idea molto interessante scoprire questa nuova carriera proprio con Emma, visto che deve cercare lavoro. Poi abbiamo Tommy, che invece deve, oggi se non sbaglio deve andare a lavorare, no, è a casa anche lui, oggi è a casa anche lui, fantastico, sono tutti a casa, l'unico che non è a casa è Mark che va a lavoro e Sofia che va a scuola, che tra l'altro sono tutti e due già sia a scuola che a lavoro. Quindi direi Jessica, prima di tutto social network e trasmetti lo stato, e poi direi di viaggiare, quindi viaggia. E direi di andare con Mia e a questo punto anche con Emma e Tommy che sono a casa, che non lavorano. E direi di andare nel nuovissimo quartiere. Dove possiamo andare? Allora, potremmo andare qui, nella clinica veterinaria, oppure al parco della Pietra del Cucciolo. Dai, andiamo qua. Ed eccoci arrivati, però vediamo un attimo, tra l'altro hanno tutti e tre fame, ok, e non c'è niente da mangiare mi sa qua, infatti mi sa che non c'è proprio niente da mangiare, però sì, possono cucinare qualcosa qua, quindi direi di farlo subito. Prepara un rimedio erboristico, no, griglia e facciamo hamburger. Sì, ci sta decisamente. Comunque, prima di partire, vediamo un attimo com'è questo parco. Si trova in una zona carinissima, vicino alla clinica. Questa è la clinica veterinaria. E questo è il parco, c'è il suo recinto, ci sono un sacco di alberi. Abbiamo appunto la griglia dove poter far da mangiare. C'è questo percorso ad ostacoli per i nostri amici pelosi. Ci sono delle panchine, dei lampioni, c'è anche questo gioco per i bambini e tra l'altro Sofia adora stare all'aria aperta e adora questo tipo di gioco, quindi magari dopo potrebbe venire anche lei qua dopo scuola. Poi ci sono i bagni, c'è un altro gioco per i bambini e poi si può giocare anche a scacchi, molto carino, però al momento non c'è nessun animale, quindi dai, vediamo un po'. No, ma non è venuta Mia, quindi chiama da te, vediamo se arriva. Ah, ecco qua altri cani, eccoli qua, stanno arrivando. Perfetto, stanno mangiando tutti loro. E il cagnolino, eccolo qui, quindi direi, vediamo cosa possiamo fargli fare. Intanto che Jessica sta facendo da mangiare, possiamo interagire con gli altri cani? Sì, presentazione amichevole.
E poi cosa possiamo fare? Altre scelte amichevole dai del cibo. Perfido scaccia, ok? Presentazione scortese, dai del cibo, presentazione cauta. Vediamo. Perfetto, poi facciamo gioca, vediamo. No, se n'è andato ed eccola qua che arriva Mia che in confronto a lui è piccolissima. Impara a conoscere, poi facciamo. Chiedi di andare a fare i suoi bisogni. Poi magari Tommy, vieni qua anche tu e facciamo esercizio. Si potrebbe fare anche degli addominali quasi quasi, fai stretching e poi facciamo esercizio, fai delle flessioni, facciamolo allenare un po' e fai degli addominali, perché comunque lui si deve tenere allenato tutti i giorni per la sua carriera. E poi Emma, vediamo che altro puoi fare con Mia. Accarezza e qua invece possiamo farle fare qualcosa? No, vai qui insieme, forse no perché è ancora troppo piccola. Infatti, mi sa di sì. Qua c'è un altro cane, presentazione cauta. Sono tutti qua, tra l'altro. Venite a chiacchierare un po'. Presentazione amichevole. Anche tu, Jessica, vieni qua. Facciamo presentazione amichevole. Che bello che è, tra l'altro, questo cagnolino. Che carino. Ok. No, Emma è diventata una conoscente di Rosy. Facciamo altre scelte? No, soltanto perfido. Presentazione cauta. Vediamo. Non va molto d'accordo, mi sa, con gli altri. Mia dov'è? Dov'è finita? Eccola qua! Ok, è andata in bagno e sta piangendo, quindi direi Tommy, vieni qua e accarezza con calma per essere tesa. Ah, perché lui è teso. Offri amicizia, poi facciamo prendi in braccio. Ma però non può assolutamente giocare lei qui, forse però, proprio perché è ancora piccola. Altre scelte: protezione animali, nutri. Vediamo se arriva Tommy. Ah, sta ancora facendo jogging lui. Ah, poi qua c'è anche una ciotola per i cani. Per poter mangiare, e riempi la ciotola, riempi chiama mia per mangiare. Bene, animale di Simstagram, che carini. Eccola che viene a mangiare. Dai, vieni qua. Lui è teso perché ha bisogno di divertimento. Ok, quindi facciamo una cosa. Gioca una partita su internet. E poi porta il cane a fare una passeggiata. Seleziona un cane, clicca su una delle interazioni e vai a fare una passeggiata. Non possiamo ancora farlo perché è ancora troppo piccola. Accarezza con calma. Poi magari facciamo venire qua Jessica e facciamo. Chiedi di andare a fare i suoi bisogni. Comunque direi che aveva decisamente fame perché ha mangiato tutta la sua pappa. Bravissima. Emma intanto dov'è? È qua che sta assistendo alla partita. Magari gioca. E partecipa alla partita. Ok, intanto lei facciamola giocare un po'. Tommy sta andando a fare un po' di jogging di nuovo e Jessica è con Mia, esatto. E facciamo impara a conoscere. Accarezza con calma perché anche lei è tesa, ha bisogno di divertimento, decisamente sì. Poi visto che Jessica fa parte anche dei social, io direi. Animale di Simstagram, Mia Parisi. Jessica ha guadagnato 624 e si muore mentre era a casa malata. Esatto, perché l'ho data malata. Ho finto di essere malata. No, vabbè, possiamo fare una foto. Che bella questa. Magari facciamone una così in verticale. Ok.
E scattiamo. Perfetto. Poi mi ha guadagnato 17 follower su Instagram. Ah, ok, non avevo capito questa cosa. Praticamente abbiamo creato il profilo anche a mia su Instagram. Cioè, fantastici davvero i creatori di The Sims. Poi un'altra cosa che volevo fare era annunciare l'apparizione presso Parco della Pietra del Cuccio, così ottiene un po' di follower, Jessica. Chiamiamo qua Mia, che non so dove è andata. Infatti, Jessica ha guadagnato 70.000 follower per essersi registrata, diciamo, in questo lotto. Ok, quindi abbiamo visto, credo, un po' tutte le interazioni di questa espansione al momento con i cuccioli. Mi sembra di averle provate tutte. Parla con Mia, poi facciamo abbraccia, oppure facciamo chiedi di andare a fare i bisogni. Proviamo a venire qua dove ci sono tutti. Vai qui insieme. Vediamo se arriva anche. Però oggi Sofia ha finito con la scuola. Quindi portiamo anche qua Sofia. E porta qui Sofia. Quindi Sofia, direi, vieni qua e gioca un po'. Gioca. E poi anche qua scivola sulla trave e facciamo gioca come pirata. Eccola qua che sta arrivando. Emma invece sta ancora giocando. E è arrivata Mia. Sì, eccola qua, che bella. Tommy, vediamo che altro possiamo fare. E impara a conoscere anche tu, poi magari dai un dolcetto e chiedi di andare a fare pipì. Però, tipo Emma che è molto giocosa, potrebbe magari fare qualche interazione in più. No, parla con accarezza, abbraccia, amichevole, parla, loda. E poi invece in protezione animali, nutri, manda a casa, chiedi di andare a fare i suoi bisogni. Ok, sì, abbiamo visto praticamente tutte le interazioni. Ci tenevo con questa espansione a farvi vedere più cose possibili. Magari se riesco voglio fare anche un altro episodio per questa settimana, anche perché mi sono accorta di non aver letto il commento che ha ricevuto più like dell'episodio precedente. Il commento che ha ricevuto più like è stato quello di Gian Cleo, che mi scrive: ciao, potresti far convivere Emma e Leonardo e fargli avere un figlio, poi far passare l'età a Sofia e far provare a far semplicemente socializzare Tommy e Emily. Se l'idea vi piace mettete like. Giada, mi metti un cuoricino? Assolutamente sì. Bellissimo video, complimenti. Grazie mille, mi chiamo Giada, ti chiami proprio come me. Comunque, potresti far convivere Emma e Leonardo? Magari lo faccio nel prossimo episodio, fargli avere un figlio anche, perché mi sembra un po' troppo presto. Anche far passare di età Sofia, voglio aspettare un attimino. No, vabbè, guardate come si è addormentata. Voglio aspettare ancora un attimino perché comunque voglio, insomma, voglio dedicarmi un po' di più a questa fascia di età, alla sua fascia di età. Puoi far socializzare Tommy e Emily, quello sicuramente sì. Quindi magari potremmo fare una cosa. Tommy, prendi il telefono e invita qua. Invita nel lotto attuale, vediamo se può venire Emily. Ok, vediamo, intanto sta dormendo. Quindi magari Emma è sveglia. No, poverina, sta dormendo. Può magari fare un po' di interazione al festival? No, al momento non ci interessa. Magari potremmo portare qua anche Mark a questo punto, quindi porta qui Mark. E stavo dicendo, magari Sofia, visto che sei giocosa, presentazione cauta con questo animale, vediamo con questo cane, che è un adulto, è un cane adulto, quindi è meglio andare un po' con più calma. Vediamo se arriva, eccola qui. E poi vediamo un attimo. Ok, non vuole essere disturbato questo cane. Volevo vedere se. Oddio, guarda come si è addormentata Emma. Emma, dai, fai un pisolino qua. Aspetta. Siediti. No, non puoi fare un pisolino da nessuna parte qua. No, infatti. E niente, lasciamola dormire un attimo così. Stavo un attimo controllando se era arrivata per caso, perché Mark eccolo qua, se era arrivata per caso Emily, ma non la vedo, quindi mi sa che non è ancora arrivata. Sono tutti qua, ma Emily ancora non c'è. Quindi nulla, andiamo da Sofia.
che stava salutando questo cagnolino, ma mi sa che non vuole essere disturbato. Ok, spaventa, no, offre amicizia, poi facciamo gioca e poi dai un gran dolcetto. Che problema c'è? Dai un gran dolcetto, vediamo. Ok, sono diventati conoscenti. Lui è affamato, dagli una bella ciotola piena per animali. Ok, e riempi la ciotola. Dai, alla fine però è diventato giocherellone. All'inizio non voleva essere disturbato, però poi alla fine piace giocare anche a lui. Bisogna saperli prendere anche bene gli animali, perché tante volte magari non riescono a capire i nostri gesti. Lei è Emily. No, vabbè, si è cambiata il colore dei capelli. Alt. Che è successo, Emily? Sta arrivando un messaggio anche a Jessica. Ehi Jessica, ci piacerebbe molto che tu entrassi nel club avanguardisti. Che ne pensi? No, grazie, non mi interessa al momento. Tra l'altro sono tutti a disagio, poverini. Volevo vedere un attimo. Tommy è furente per la famiglia, ok. Non va ancora bene con Emily. Lotta, oddio. Quindi magari Jessica, vediamo se riusciamo a cerca di calmare. Poi rincuora il genitore. Che è successo? Però lui ha bisogno di andare in bagno. No, Jessica ha bisogno di andare in bagno. Quindi visto che qua c'è un bagno, vai, usa il bagno. E poi ha bisogno anche di lavarti. Però al momento niente. Poi abbiamo anche Sofia che deve andare in bagno, bene, ci stanno andando tutte e due, e Tommy non ha nessun tipo di problema, soltanto un po' di divertimento bisogno, però va bene. Poverina lei, entusiasmati per gli interessi, vediamo. Non se ne va. Poi facciamo, prova a rincuorare, cioè non si guardano neanche praticamente. Scaccia, presentazione scortese, presentazione amichevole. No, niente. Devono stare da soli ancora per un po' di tempo, loro due. Ecco, anche lui non vuole. Rose, anche lei non vuole in realtà. Accarezza, vediamo. Vediamo, vediamo. Mia dov'è? Eccola, poverina. Eccola qua, tutta sola. Mia, cosa possiamo... Oddio, Jessica si è ammalata, non me ne ero neanche accorta. Chiedi di andare a fare i suoi bisogni. Mark ha bisogno di lavarsi, decisamente. Ma decisamente, proprio. Ok, si è addormentata di nuovo Emma. Quindi visto che tutti sono un po'... tipo Mark ha bisogno di un bel po' di cose, Jessica anche. Mandiamoli tutti a casa, dai. Vai a casa, vai a casa, vai a casa. Andate tutti a casa e magari chiudiamo così l'episodio. Ah, guardate un po' qua, guardate un po' qua, ha fatto i suoi bisogni Mia. Quindi direi, butta via. Esatto, prima di andare a casa vieni qua e butta via. Torna indietro, lo so che sei stanca, hai ragione, ma sono andati tutti a casa, tranne te, quindi lo facciamo fare a te, anche perché bisogna sempre raccogliere i bisogni dei propri animali. E poi direi... altre scelte, protezione animali, manda a casa. E poi facciamo, butta via. Vediamo se ci ascolta e se va. Forse no. Ok, sì, sta andando, perfetto. E poi direi anche qua, asciuga, solo un vero maniaco dell'ordine tenterebbe di passare lo straccio su una pozza nel terreno naturale. Ah, ok. Quindi anche tu direi a questo punto vai a casa. Perfetto, abbiamo visto una prima parte del quartiere, ovvero il parco. Nel prossimo episodio andremo a vedere qualcosina in più. Non sono andata a fare quelle cose che mi avete scritto nei commenti, nel commento che ha vinto, che ha ricevuto più like, perché in questo episodio ho voluto concentrarmi sulla nuova espansione e pensavo di concentrarmi su questa espansione per ancora un bel po' di episodi, perché voglio farvi vedere tutto nel dettaglio, anche per farvi vedere com'è questa nuova espansione,
che magari alcuni di voi sono indecisi se acquistarla o meno, almeno così riescono a vedere tutte le novità, tutte le interazioni possibili, eccetera, e poi magari possono decidere se prenderlo oppure magari decidere di non acquistarlo. Fatemi sapere se come idea vedere nel dettaglio questa espansione vi può piacere, magari farlo anche con le prossime espansioni, o se invece preferite vedere come ho fatto fino adesso, quindi ascoltare i vostri, leggere i vostri commenti. Il commento con più like vince, insomma, quindi faccio quello che viene scritto nel commento che riceve più mi piace. Non so, fatemi sapere, mi sembrava una bella idea concentrarmi maggiormente su questa nuova espansione che penso abbiamo atteso tutti per tantissimo tempo. E nulla, detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, come sempre vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Attivate anche la campanella qua sotto, così ogni volta che caricherò un nuovo video vi arriverà la notifica. Io vi mando ancora un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!